tutti di questa bellissima partecipazione. Cala il sipario sulla festa dell'unità a Pesaro. Ieri, nell'ultimo giorno dell'evento regionale, è salita sul palco di Baia Flaminia la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Nonostante il caldo, non è mancato il bagno di folla, così come non sono mancate le strette di mano e i tanti selfie. Siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido. Proviamo a riconquistare le persone che hanno deciso di non votare alle ultime elezioni, ha detto la segretaria del PD dal palco di Baia Flaminia a Pesaro. Portiamo avanti, dice Elly Schlein, temi e valori che sono propri alla sinistra. Devo dire che in tutte le occasioni dove stiamo andando a incontrare le persone si respira una nuova speranza. L'abbiamo vista riaccendersi anche nella bella campagna elettorale che abbiamo fatto alle europee, attraversando il paese con 138 tappe, e non si è fermata. Anzi, forse si è resa ancora più solida dopo quei risultati ottenuti sia alle elezioni europee che alle elezioni amministrative. Tante vittorie importanti con nuovi sindaci e nuove sindache che sapranno fare il bene delle loro comunità. Schlein interviene a gamba tesa sul tema della sanità pubblica distrutta, secondo la segretaria del PD, dal governo Meloni. Poi riflessioni anche sul salario minimo e sull'autonomia differenziata, una riforma che spacca in due il paese, dice Elly Schlein. Devo dire che la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, le politiche industriali che mancano purtroppo oggi a questo governo e a questo paese, di cui invece si sente un bisogno per far ripartire l'economia, sono proprio le tematiche su cui abbiamo deciso di ricostruire fortemente questa identità, sicuramente tenendo insieme i nostri valori, i valori fondamentali, i diritti sociali e civili che per noi sono inscindibili e tutto ciò che affonda le radici nella nostra Costituzione repubblicana antifascista. Tra i temi trattati anche l'emergenza climatica, gli alluvionati di questa zona, dice la segretaria del PD, aspettano i ristori promessi dal governo Meloni. Abbiamo avuto delle alluvioni molto pesanti, peraltro pure in questa provincia, e dopo un anno stiamo ancora aspettando di vedere i ristori che erano stati promessi al 100% da Giorgia Meloni che non sono arrivati. Non è negando l'emergenza climatica che sosterremo i territori, che sosterremo le imprese e gli agricoltori, ma se mettiamo in campo tutte le risposte e le risorse che servono per accompagnarli nei cambiamenti necessari. Segretaria. Ciao Gaspar. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao Chantal. Grazie.